L'incontro secondo noi è stato positivo e costruttivo. È chiaro che bisogna continuare su questa strada, cercare di trovare le liquidità necessarie perché in tempi rapidi l'azienda possa ripartire, liquidando i debiti che ci sono nei confronti dei lavoratori, qualcosa nei confronti dei fornitori e poter fare degli investimenti in tempi rapidi, perché l'azienda è sana e quindi ci sono le condizioni per continuare e successivamente poter fare anche delle assunzioni. C'è sostegno da parte della Regione e questo potrebbe essere un biglietto da visita importante anche per ottenere il credito delle banche che ad oggi non arriva. Beh, rispetto all'inizio, dove noi abbiamo avuto un incontro con l'assessore Benvenuti in cui non si presentò, le condizioni sono cambiate, bisogna dire anche grazie alla Regione perché ieri è stata costruttiva, si cerca di fare un ragionamento con il sistema creditizio, vediamo se in tempi rapidi si risolve la situazione. È chiaro che il tempo è fondamentale. Anche perché i lavoratori, bisogna fargli un plauso, sono mesi che stanno resistendo, cercando di stringere i denti, non arrivando alla fine del mese perché soldi non ce ne sono. Quindi la situazione è molto tesa e difficile. Possiamo uscirne fuori tutti insieme, dobbiamo anche ringraziare il Vescovo che come dire, ci ha dato una mano anche in questo caso e tutti insieme dobbiamo farcela, ce la faremo probabilmente. Che tempi vi siete dati adesso? Qual è la prossima verifica al punto? Beh, certamente tempi piuttosto rapidi, già in questi giorni dovrebbe partire un tavolo tecnico tra le parti, noi chiaramente manteniamo alta la tensione, siamo disponibili in ogni momento a rivederci tra le parti nelle prossime settimane per vedere se ci sono delle soluzioni in continuità, che possano appunto portare liquidità all'azienda.